Piccolina, loco! Vamo, garato! Al tavolo 4! Para! La! Bandana latina col crew! Ananas, loco! Vamo! Amici, ma soprattutto amiche della bandana la Pineapple Crew! Oh! Benvi Guzzo, bentornati sul canale di Marco For Press. Io sono Marco For Press e questo è un giorno da ricordare. Un nuovo episodio della serie su Spider-Man per PlayStation 4, un'altra missione principale. Torniamo dal nostro Doc Ock. Dr. Otto Octavius. Dottor Otto Octavius. Doctor. Herr Doctor. Dica pure. Ci dica pure. Vedo l'ora dei caricamenti su PlayStation 5. Abbiamo il nostro bel beige, il nostro bel camice. E mi sa tanto. Come funziona? Proprio come un braccio vero. Pensa a un'azione da eseguire e... Sì. Ehi, ehi, ma che state facendo? Questo posto è a rischio. Fermatevi subito. Cioè, ma non credo funzioni così. Basta, chiamo immediatamente l'ufficio del sindaco. Peter Parker, come stai? Accidenti. Parli del diavolo. Signor Osborne. Oh, ti prego, da quanto ci conosciamo? Sindaco Osborne. Chiamami Norman, solo Norman. Che cosa credi di fare? La sovvenzione che hai firmato prevede diverse norme di sicurezza. Non è la tua prima infrazione. Eravamo esentati. Da me? Avrei dovuto confiscarvi il materiale da tempo. Ma ho fatto passi da gigante. Sta funzionando. Grazie per il tuo grande contributo alla nostra nazione. Questi signori ti accompagneranno alla Oscorp Robotics, dove riceverai una protesi all'avanguardia. Cosa? È gratuita. Le norme di sicurezza non c'entrano niente, vero? Che bastardo. Cerco solo di aiutarti, Otto. Puoi proseguire le tue ricerche in un ambiente più sicuro. La Oscorp. Sei sempre stato il più intelligente. Insomma. E tu non sei cambiato per niente. Neanche tu. Aia. Ehi, Peter. Harry rientrerà dall'Europa all'inizio del prossimo anno. Magari potreste avviare quell'attività di cui avevate discusso. Sai, le opportunità vanno colte. Ma non c'è un piccolo conflitto di interessi? Come può rimanere sindaco? Piano, stia attento. Quindi è Norman Osborn. Non hanno preso tutto. Potremmo ripartire insieme. A creare Doc Ock. Peter. Con quali soldi? È finita. Senza i fondi comunali non sarò più in grado di pagarti. Né pagare altro. Ho bisogno di riflettere. Fossi te... Mi toglierei dal cazzo. Mi cercherei un lavoro. Lasciami lì dentro, fammi il giro in zona per il posto. No, me sa tanto di no. Mesa tanto che invece la missione è finita e possiamo gironzolare per Manhattan. Infatti. Un giorno ricorda, un giorno di merda. Vorrei poter aiutare Doc. E se chiamassi Harry? Potrebbe parlare con il padre. Norman non ascolta mai Harry. Ha persino tentato di revocare i fondi alle sue stazioni di ricerca. Ehi, una di quelle stazioni è vicina. Potrei controllare come va mentre Harry è in Europa. Lo faremo la prossima... Ops, scusami. Lo faremo la prossima volta. Io a questo punto mi farei... la missione secondaria. Già che siamo qui... mi faccio zaino. Luogo speciale... missione secondaria. E poi ci vediamo nel prossimo video. Deve esserci.
Ma visto che facciamo una missione secondaria, usiamo un costume secondario. E visto che la missione si chiama Spider-Man Detective Privato, usiamo il costume noir. Oh. Ah, ho sbloccato. Ah, avrei dovuto sbloccarlo. I nemici allertati non chiamano rinforzi. Mi piace. Quando crea un nuovo costume, il relativo potere viene equipaggiato automaticamente. Va bene. Ah, infatti non me ne frega un cazzo, preferisco questo. Wow. Io ho sempre perseguito la verità. Quando ero cronista e direttore di un giornale, stampavo la verità. Ora lavoro in radio, quindi ne parlo. Può fare male a volte, ma è mio preciso dovere raccontarla. E la verità è questa: la città non è tranquilla, non esiste pace. Il disastro incombe su di noi. Nel profondo si agitano minacce, come squali affamati sotto il pelo dell'acqua. Non lasciatevi ingannare da Spider-Man, non siete al sicuro. Nessuno di noi lo è. No. Ah, eccoti. Oh. Quando Vulture mi ha distrutto le lenti, stava per accecarmi. Cazzo, ma mi ha dato un'idea. Servivano materiali più resistenti. L'avvoltoio come Vulture? Ma stiamo scherziamo. Merda, pure questi. Beh, me... A tutte le unità, serve assistenza. Eh già, lo supponevo di essere nel posto da fotografare. Ma anche se sto fotografando il culo. Mamma mia, che orrore. Già che ci siamo. Un brutto incidente. Speriamo stiano tutti bene. E te come ti aiuto? Aiuto! Ok. Stavo per ucciderlo. Sono qui, non agitarti. Eccomi. Perché spostarlo a mano? C'è qualcuno dentro quell'auto. Hey, Spider-Man, dei criminali volevano svaliggiare un negozio. L'autista era su di giri e ha causato lui questo disastro. Devo trovare i responsabili. Devono essere ancora nei paraggi. Sicuramente. Sono piccole missioni secondarie. No. Mi sfugge. Devo recuperare. Che te sfugge? Ma mi sta colpendo davvero? Come faccio a non farmi colpi? Scusate. Ah, forse è così. Brutte notizie, gente. Vi attendono lunghe ore di scuola guida. Cazzo di merda. Manigoldo. Ok, ma non c'era più nessuno che guidava. Grazie. Sì, gettoni crimine, va bene, va bene. Qui, oh merda, ho fatto andare ovviamente dalla parte opposta. Qui una ah, dovrei... Avete ragione, dovrei coccolarvi un po', cittadini di Nuova York. Ma invece, preferisco librarmi per i cieli della città. Perché devo da fare le missioni secondarie, lo capiamo questo? Yeah! Mi serve aiuto. Eccomi, amica. Spider-Man, detective privato. Direi che sono vestito nel migliore dei modi per farlo. Wow. È il passare del
tempo per caso? Sta bene, signora. Carmen, sì, sto bene. Ho risposto mio 4 ore dopo. Invece si comporta in modo strano e ho scoperto che frequenta una donna. Mi spiace, ma non sono la persona più indicata per i problemi coniugali. In effetti. Non è questo. Penso che lei frequenti un brutto giro. Rodrigo potrebbe essere in pericolo. È terrorizzato, ma non vuole parlarmi. Posso controllare. Sa quando si vedranno di nuovo? Stanotte, al centro di recupero di Greenwich. D'accordo. Tranquilla, Carmen. Scoprirò cosa succede. Ehi, mettiti in posa. Ah, il centro di recupero. C'è qualcuno che vuole farmi una foto? Carmen mi ha mandato una foto di Rodrigo. Proviamo a cercarlo. Ma come aiuto? Ma che cazzo volete da me? Non posso aiutarvi tutti quanti insieme, uno alla volta. Ci sono anche New York Finest. Santa miseria. Wow. No. Se io premo Higgs. Bravissimo. Spidey. Eccomi. Ecco Rodrigo. Ah, ma è uno sbirro, Rodrigo. Quella donna non sembra un amante. Infatti. Scattò una foto per vedere se Carmen la riconosce. Sì, ma da qui le spalle. E perché dovrei? No, devo scattare da davanti. Darmi i progetti e non succederà. Molto bene. Fatta. D'accordo. Ricorda, parlane con qualcuno e divulgherò la foto. Progetti. Suona male. Devo pedinare la ricattatrice e scoprire quanto male. Carmen, ti sto mandando una foto. Riconosci? Ma hai dato il numero del cellulare? No, mai vista. Infatti era ovvio che no. Di cosa parlavano? Sembra che lo stia ricattando. Ha fatto riferimento a dei progetti. Mio marito è una guardia in un casinò di Atlantic City. Forse pianifica una rapina, ma devo raccogliere altre prove prima di poter agire. Dimmi se posso aiutarti. Come? Certo, cercherò di scoprire dove porta i progetti. Ti tengo aggiornata. Come potresti, mia dolce amica Carmen, aiutarmi? In che modo? Un'altra vittima? C'è una pistola. Serve una foto. Non chiaramente trovo punti da cui inquadrarlo chiaramente. Gli svantaggi della linea sopraelevata. Avrei dovuto intuire dalle sue parole che non era quello il posto dove mettermi. Wow. Spider-Man Noir, tipo Spider-Man Noir. Un'altra vittima o un complice? Serve una foto. Uno che non ho mai letto. Non trovo punti da cui inquadrarlo chiaramente. Gli svantaggi della linea sopraelevata. Scattata. Ho messo parecchio. Sì, appena visto la foto ha abbassato. Sembrerebbe un complice. Rodrigo è sempre stato un debole. Che pezzo di merda. Vediamo i progetti. Chi è il capo? Ehi. Proprio quello che ci serve. Quello di Art Attack? Devo prendere il treno. Meglio non far aspettare il capo. Ah, quindi c'è stato un passaggio di consegna. Colpo più importante. Puoi dire. Quante persone sono coinvolte? Devo seguirlo. Dove scenderà? Se accedo al sistema della metropolitana sarà più semplice seguire il tragitto del treno. Ah, oh, sugar. Carmen, la ricattatrice ha incontrato un tizio sotto la sopraelevata. Che figata! Anche lui sembrava conoscere tuo marito. Ti mando la foto. Quello è Deshawn, il miglior amico di Rodrigo del college. Ah, complimenti. I progetti di un casinò e una fedina sporca. Pessima combinazione. Devo scoprire chi altro partecipa. Per un colpo al casinò gli serviranno almeno un pilota e uno scassinatore. Che ne sai? Guardo parecchi polizieschi. Ah, grazie per avermi risposto. Ti faccio sapere cosa riesco a scoprire. Wow.
Chissà se è il vero percorso che fa la metropolitana. Penso di sì, a questo punto, visto che si vede capolinea. Anche la... Dovrei appostarmi all'uscita della metro e aspettare che esca. Ma sono già arrivato? O ho fallito la missione? Eccoti, penso di Melma. Si dirige verso quel palazzo di uffici. Zitta! Ma se... Sei stupida, sei? Non capisci che sto lavorando? Che bella. Magnifico. Ripassa il piano sul monitor. Ho segnato i nostri uomini sulla lavagna. Aggiungi le loro posizioni alla mappa. Oh, mappa. Vuoi far guidare Rob? È poco più di un bambino. Sì. Possiamo fidarci. Comunque, ormai è deciso. Sta andando dallo scassinatore. Togliti al cazzo. Ottimo. Roman è pronto e noi siamo in ritardo. Muoviamoci. Entrano in azione. Ma è GTA Spider-Man, GTA. GTA Spider-Man. Ho tutte le prove necessarie. Ora non resta che fermare l'auto. Le auto, mi pare di capire. No, una sola. Entrambe. Ok. Già. Ciao, stronzo. The Sean. Subito. Tu, il pilota. Vado matto per i piani mal riusciti. I vostri. Citazione del team. La gita Atlantic City dell'amico di tuo marito e della sua combriccola è stata annullata. Grazie. Ho parlato con Rodrigo. La foto della ricattatrice lo ritrae al volante la notte in cui Deshaun ha commesso la rapina. Ma Rodrigo non lo sapeva, era solo passato a prenderlo. Ho un contatto in polizia. Aiuterà Rodrigo. Soprattutto se accetterà di testimoniare riguardo al ricatto. Accetterà. O gli dimostrerò che posso essere molto più pericolosa di Deshaun. Grazie, Spider-Man. Figurati, amica mia. Beh. Scusa, mi sto muovendo verso il mio obiettivo per la prossima missione. Me lo fai fare, gioco? Perché mi devi bloccare? Hai sbloccato qualcosa? Andrà avanti. Magari queste missioni secondarie hanno una storia, creano una storia. Oh, si torna al giorno. Ah, i traghetti passano allora. Ok, pensavo rimanesse fermo lì. Quanti ponti, Cribbio? Giustamente, un'isola a Manhattan. Ne ha invece uno solo. E allora avviciniamoci alla nostra, al nostro obiettivo. Voilà. In molti mi hanno chiesto un parere sul sindaco Osborne, ma è la vostra opinione che conta. Prendiamo la prima chiamata. Sei in diretta con J. Jonah Jameson. Sì, grazie. Personalmente sono soddisfatta del sindaco Osborne. Ha ripulito la città e rilanciato l'economia. Con tutto il rispetto per il primo cittadino, è stata la polizia a ripulire la città, mentre lo sviluppo economico si basa in primis sulle imprese. Io approvo molte iniziative del sindaco, come la stretta sui crimini violenti o lo snellimento della burocrazia, ma credo si prenda anche meriti non suoi. È ambizioso, non che sia un difetto, ma... Oh, oh! Meglio non fidarsi del mio pubblico adorante. Le investigazioni alias di Jessica Jones.
A proposito di investigazioni private. Andiamo a prenderci un bello zainetto. Eccolo. Il disturbatore con cui ho inibito le ali di Voltur. Purtroppo poi le ha migliorate. E vabbè. Poi ti sarai migliorato anche tu, spero. Ci segnalano sospetti armati, rapine su civili. Servono agenti in zona degli Yard. Passo. Non ci voleva. Chi vuole una foto? È lui. No! Pensavo di aver premuto. Ci sto provando, amica mia. Eccolo. No, magari continua. Ciao stronzo. Ti ricordi di me? Sono quello che ti sta picchiando. Ah, ciao. Sei ancora vivo? Oh, che cazzo fai? Ah, ma cioè questa stava venendo rapinata. I criminali di strada non si impegnano più come una volta. Ma cioè, ma ti stavano rapinando e tu mi fai ti saluto, ciao Spider-Man, are you crazy? E direi che ci possiamo fermare qui. Buonanotte e buone botte.